Papa Francesco, l'udienza generale di oggi, il Papa ha chiesto ancora di pregare per la guerra in Siria e in Medio Oriente. Prosegue intanto il ciclo di catechesi sul significato della messa e nell'udienza di oggi. Il Papa si è soffermato in particolar modo sulla liturgia eucaristica e la presentazione dei doni. Sentiamo. Nei segni del pane e del vino il popolo fedele pone la propria offerta nelle mani del sacerdote, il quale la depone sull'altare o mensa del Signore, che è il centro di tutta la liturgia eucaristica. Se il centro della messa è l'altare, e l'altare è Cristo, sempre guardando l'altare che è il centro della messa. Nel frutto della terra e del lavoro dell'uomo viene pertanto offerto l'impegno dei fedeli a fare di se stessi, obbedienti alla divina parola, un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente per il bene di tutta la sua Santa Chiesa. Così la vita dei fedeli, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale. E in questo modo acquistano un valore nuovo. Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco. Ci chiede poco il Signore e ci dà tanto. Ci chiede poco, ci chiede nella vita ordinaria buona volontà, ci chiede cuore aperto, ci chiede voglia di essere migliori. E per darsi se stesso a noi nell'Eucaristia ci chiede queste offerte simboliche che poi diventeranno il corpo e il sangue.